La Confesercenti Cava traccia il bilancio di un anno di attività e lo fa come da tradizione presso l'attività commerciale del presidente della sezione cavese, Aldo Trezza. Un incontro cui oltre alla stampa hanno partecipato anche gli assessori Tania Lazzarotti, Enzo Passa e Marco Senatore, oltre che il rettore del santuario francescano padre Luigi Petrone, e che è stato anche l'occasione per una riflessione sui temi caldi delle festività come la Movida e sulle opportunità non sfruttate del grande flusso di fedeli che affollano il santuario. Lo scorso anno, ha detto padre Luigi Petrone, sono state dispensate oltre 200.000 ostie. Abbiamo fatto tantissimo nel 2013, quindi sarà impossibile raddoppiarle. Migliorarle, sì. Migliorare e arricchire un poco, sicuramente sì. L'ho detto in conferenza, abbiamo fatto molto lavoro sulla Movida. Siamo stati molto attenti anche nelle problematiche per quanto riguarda sia i lavori del Borgo Scacciaventi, avendo un dialogo con l'amministrazione per dare meno disagio possibile ai commercianti. Abbiamo fatto un grosso lavoro alla riapertura di Viale Garibaldi, dove l'amministrazione aveva chiuso il traffico dopo la riqualificazione della zona, una bella riqualificazione, ma i commercianti erano sofferenti perché le cose vanno fatte sempre gradatamente, chiuse dalla mattina alla sera, il commerciante non è preparato, quindi bisogna dare un tempo che il commerciante si abitua lui e abitua sia la sua clientela. Dopo molti colloqui con il sindaco Marco Caldi è stato molto sensibile e ha aperto a fascio orario quel tratto di strada. Abbiamo fatto dei corsi d'inglese, abbiamo dato il patrocinio, abbiamo collaborato con un contributo e col patrocinio alle Corte dell'Arte, che è un evento che poteva scomparire a capo perché teneva poca liquidità. Noi ci abbiamo dato un contributo di 10.000 euro alle Corte dell'Arte, in modo che questa Corte dell'Arte non solo l'ha fatta, ma c'è già per il prosieguo 2014 di nuovo nel budget della Confesercenti di dare un contributo alle Corte dell'Arte, magari cercheremo anche di fare un ritocchino in salita, non in discesa. Abbiamo fatto i corsi sul commercio elettronico, sui cinque sensi della dieta mediterranea. Abbiamo erogato 5 milioni di euro perché noi diamo anche di questi servizi ai nostri associati. Apriremo a giorni uno sportello Equitalia, quindi evitando il disagio ai commercianti di dare ore intere all'ufficio dell'Equitalia, ma possono venire tranquillamente, si recano da noi alla nostra associazione, e facciamo un invito ai commercialisti che pure loro molte volte fanno file enorme all'Equitalia, ma possono venire tranquillamente da di noi, che abbiamo questo canale preferenziale dove si evita di fare file. Come si può accorciare la distanza tra il borgo, come diceva padre Luigi Petrone, e il santuario San Francesco e Sant'Antonio per avere un unicum, insomma, ecco, un'unica attività a vantaggio del commercio cittadino? Una sola soluzione, quella che era l'anno scorso, fare capolinea dei capobus, almeno a far scendere solo i turisti religiosi, all'inizio del corso, Piazza Amabile, adesso sta davanti alla Don Bosco, quindi il pullman fa scendere questo flusso di turisti religiosi in modo da poter arrivare poi passo passo visitando tutto il corso giù al Borgo Scacciaventi. Ma non è che qua vengono da Milano, chissà da dove vengono, insomma chiariamo anche questo. Vengono maggiormente vengono dalla Campania, però quanta gente di Torre del Greco, di Ercolano, del Cilento, non danno che Cava ha queste bellezze sia architettoniche che queste attività commerciali di grosso prestigio, magari vanno a Salerno perché Cava negli anni l'ha persa. Noi ci auguriamo di riprendere di nuovo questa, diciamo, questa paternità del commercio di qualità e di scelta e di passeggiare tranquillamente sotto i portici, perché c'è anche da ricordare una cosa: noi possiamo dire anche quando è cattivo tempo, perché noi teniamo la possibilità di accogliere, perché teniamo i portici, e i portici li teniamo solo noi in tutto il centro sud, quindi è una grande possibilità, non ce la sappiamo giocare, tutti vogliamo essere protagonisti e non vogliamo tenere l'umiltà in questo momento critico per il commercio cavese. Chi viene a Cava e lascia i soldi sono importanti, non possiamo minimamente tenere la puzza tutto in nato e dire questo è un cliente secondo l'idea di qualcuno di serie B e questo è un cliente di serie A. I clienti si chiamano clienti. Cosa si aspetta al Dottrezza da Confesercenti del 2014 e chiudiamo? Allora io mi aspetto
per essere realisti e senza essere pessimista, ma almeno rimaniamo con questo traguardo di fermo come siamo adesso, perché la ripresa non può venire all'improvviso, può venire gradatamente, quindi dobbiamo tenere forza, aspettare il momento opportuno con pazienza che si sblocca qualche cosa, perché noi teniamo sempre il problema che la crisi non è di oggi, ma la crisi è iniziata dal 2000, quando hanno liberalizzato le licenze.